ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Uno che è stato eletto sindaco dopo aver visto in televisione lo spoglio fino alla fine col cuore in gola, perché a volte sembrava, quindi abbiamo seguito con molta ansia, perché tanta, però siamo rimasti a casa, noi non siamo andati in sede perché l'avevamo fatto anche la volta precedente, allora abbiamo voluto mantenere quella stessa così diciamo, quel rito, ecco, è stato quello. Quindi siamo rimasti qui. Quando è successo così, ci siamo via, siamo subito precipitati e siamo andati giù a festeggiarlo e poi dopo tutti insieme. Un flusso di ricordi che scorre attraverso le immagini degli album collezionati in una vita. Daniele Silvetti, che fin da adolescente si appassiona alla politica, parte dal basso, dal volantinaggio e poi l'attivismo, la laurea in giurisprudenza, le elezioni in consiglio comunale e poi la regione. Nel 2023 decide di candidarsi alla carica di primo cittadino. Accanto a lui sempre la famiglia. Decise in una notte, l'ultimo dell'anno, dopo un intervento telefonico di un certo onorevole abbastanza in alto, decise di dare il suo assenso alla sua candidatura. E lì cominciò tutto. Ecco. Noi genitori sì, eravamo contenti perché consideravamo nostro figlio all'altezza, ma pensavamo anche al suo futuro. È molto dura accontentare tutti nello stesso tempo, fare le cose giuste, ecco. E ancora merita di essere, come dice Sgarbi, capitale europea del Rinascimento sull'Adriatico, ecco. Noi sempre un po' coi piedi di piombo, noi siamo persone un po', ecco, così, no? Che ci buttiamo all'arrembaggio, mai fatto una cosa così, sempre deve essere ponderata, insomma, le varie scelte che abbiamo fatto per i figli, per noi stessi, adesso è impegnatissimo, siamo sempre vicini, la famiglia lui la deve sentire sempre vicina, perché la famiglia lo è. Come si svolge la sua giornata? Vi viene a trovare, insomma, vi telefona? Non è che lui viene a casa, no, perché non ha proprio il tempo materiale, non è questione, noi lo capiamo. Io mando ecco dei messaggi e lui mi risponde con dei telegrammi, perché i miei messaggi sono piuttosto lunghi, come al solito io sono fatta così, tanto ormai è una cosa vecchia mia. Lui però risponde proprio telegraficamente. Lo pensiamo tanto e gli siamo tanto vicini. E questa cosa ci riempie di gioia, ma anche di preoccupazione, perché comunque vediamo che sono giornate intense.